sono importanti per le guide di Salerno, un'occasione anche per attestare maggiormente l'importanza delle missioni italiane all'estero? Sicuramente sì. L'intervento del professor Moles nella sede del nostro reggimento per noi è un onore e anche un motivo di ovviamente conoscenza per un argomento che ci interessa direttamente, visto che, come ha detto lei giustamente, spesso e volentieri le guide sono state chiamate in passato. Ovviamente l'esercito italiano è stato chiamato in passato a intervenire in tutti i territori ai quali l'Italia ovviamente ha fornito il suo supporto per la stabilizzazione. L'esercito, quando interviene nelle cosiddette missioni internazionali moderne, è sostanzialmente un aiuto che l'Italia fornisce alla stabilizzazione di territori esteri, sia per la costituzione di nuove forze armate, nuovi stati, nuove modalità di governo esteri. Noi, quando interveniamo, diamo stabilità e cerchiamo di istruire la controparte, che può essere libanese, anche se in Libano è un po' diverso ovviamente l'impiego sotto l'egida dell'ONU, e di cercare di portare stabilizzazione in quei territori, appunto, che sono stati soggetti di recente a conflitti o comunque a situazioni particolari di instabilità. Missioni importanti sono state già compiute in Libano, in Afghanistan, nei Balcani, ma le guide si stanno preparando invece ad una nuova partenza per il mese di ottobre. Noi siamo sempre pronti, potremmo essere interessati a ottobre a un impiego in un territorio estero quale quello libanese, o comunque sia siamo sempre chiamati a intervenire, a prescindere una data o un posto preciso. Abbiamo degli orientamenti ovviamente, ma possono cambiare in base all'evolversi di situazioni. Il nostro intervento viene deciso ovviamente dallo Stato e dobbiamo sempre ritenerci pronti a operare sia nel territorio estero ma anche sul territorio nazionale, perché, ripeto, la funzione dell'esercito è quella della difesa, della salvaguardia delle libere istituzioni italiane, quindi sia in Italia che all'estero dobbiamo essere pronti. Soprattutto in un mondo insicuro e instabile. La vera pace si ha quando non c'è più la paura, la vera pace si ha quando è libertà della pace. 24 anni fa, alla fine della Guerra Fredda, il periodo che va dal 9 novembre dell'89, in realtà che è la data del caduto del muro di Berlino, all'ultima guerra in Iraq, comprende avvenimenti già divenuti storia, già divenuti fatti storici, che potessero, io la chiamo, contenere l'instabilità. Con il crollo dell'Unione Sovietica, quindi con il crollo del sistema comunista, si è assistito al tramonto di quello che era l'ordine internazionale pre-conflittualità, ma proprio la dissoluzione dell'ordine internazionale ha accresciuto l'imprevedibilità. In una situazione di questo tipo, la posizione dominante degli Stati Uniti è coincisa con il ruolo, secondo alcuni voluto, secondo altri, anche secondo me accettato, da due superpotenze a un'unica superpotenza. Alcune posizioni, voi mi consentirete ogni tanto di diversificare, dalla bipolarizzazione, sono emerse crisi latenti, sono esplose tensioni sopite, si sono canale. O meglio, sarebbe nato un nuovo governo mondiale, un governo mondiale in grado di imporre il diritto alla pace rispetto alla confusione e all'anarchia, poiché il loro potere di iniziativa non è autonomo, né può essere. Alla fine è diventato, ha assunto funzioni di braccio secolare dell'una o dell'altra potenza. Non sono in grado di